¡Gracias! per una nuova puntata di una mela al giorno, siamo sul 264 del digitale terrestre Cusano Italia TV, il programma proprio una mela al giorno dedicato alla salute e al benessere. Come sempre mi accompagna il mio amico Willy Parliamo oggi della situazione epidemiologica, terza dose di vaccini, e andiamo subito a sentire l'ultimo report che è stato fatto proprio dal professor Silvio Brusaferro nel corso della conferenza stampa al Ministero della Salute, in attesa di quello che arriverà nella giornata di domani. Questa è la curva che ormai ci accompagna da, alcune, da molte settimane: dove continuiamo a vedere come l'Italia ha un'incidenza tra le più contenute nei paesi europei. Dal punto di vista della visione generale abbiamo i casi notificati eh, al sistema di sorveglianza integrata Covid-19, ci danno un po' la panoramica generale di tutta l'epidemia e vediamo che siamo in una fase ancora di decrescita, decrescita confermata anche da questa mappa. Ecco, avete visto che il trend epidemiologico è leggermente naturalmente in discesa. La campagna vaccinale prosegue, al centro del dibattito mh, la terza dose, soprattutto per i soggetti più fragili. Andiamo però a chiedere e a porre una serie di domande per capire veramente. Se effettivamente questa situazione epidemiologica è così, insomma come è descritta anche da Silvio Brusaferro, come sta proseguendo la campagna vaccinale, visto che ci sono ancora una volta, soprattutto tra gli over 50, persone non eh, vaccinate? Ne parliamo col professor Fabrizio Preglasco, virologo dell'UNIMI, che è ritornato a trovarci. Un piacere essere con voi e richiamare e ribadire ciò che Brusaferro ha fatto in modo molto chiaro vedere. Immaginiamo eh, l'andamento di questa pandemia come le onde provocate da un sasso in uno stagno. Quindi, le prime onde le abbiamo subite, tra l'altro, in modo brutale, tristemente. Ora abbiamo ondulazioni che proseguiranno e che, purtroppo, proseguiranno anche nel futuro. Non possiamo immaginare che questo virus, diciamo, sparisca, però diventerà, noi diciamo, endemico, cioè con una presenza, con queste ondulazioni via via decrescenti. E ogni nazione ha poi un proprio andamento e eh, con, conseguente ha gli approcci che le varie nazioni hanno cercato di fare, perché non c'è un manuale di gestione che riesca a ottimizzare Uh, come dire, la riduzione del rischio di contagio perché il rischio di contagio, ricordiamolo, è in ogni contatto interumano. E quindi il meccanismo scientifico è meno contatti hai e, e meglio stai. Ecco, professore, guai, consegu... ha, ha citato gli altri contesti, naturalmente le devo chiedere che cosa stia succedendo in Gran Bretagna. 45.000 e oltre casi in un, si sono avuti in, in, appunto in queste giornate. Quindi che cosa sta succedendo in Gran Bretagna? Nella speranza che non stia emergendo una variante nuova, cosa che può sempre succedere, però crediamo che le varianti alla fin fine andranno verso il meglio, almeno in termini di effetti. Io credo che la cosa più probabile è che eh, non abbia pagato questo approccio temerario che ha portato da luglio con la bella campagna vaccinale che loro hanno potuto fare anche in tempi antecedenti al nostro per motivi di disponibilità geopolitici, di disponibilità dei vaccini, però sono andati a un liberi tutti. E l'effetto. Di quello che accennavo prima, cioè dell'aumento del numero di contatti che poi determina una probabilità infinitesima sul singolo contatto, ma più ne hai, poi più, più a un certo punto arrivi ad averlo, e, e quindi una situazione di maggiore eh, diffusione del virus, grazie anche, e loro ne, lo quantificano sicuramente meglio di noi in termini di numero di tamponi eseguiti, cosa non malvagia, perché più positivi individuiamo, più li controlliamo e meno contagiano. Però eh, quello che c'è da dire è che i colleghi ci riferiscono già purtroppo un certo stress del servizio sanitario inglese rispetto a questo incremento di casi. Però ricordiamo e vediamo anche pur in presenza di un'elevatissima eh, incidenza di nuovi casi, che la quota dei morti non ha quella tristissima proporzionalità di prima, cioè sono molto meno eh, rispetto alle altre ondate. Quindi il vaccino continua a. A essere efficace, è chiaro che purtroppo i numeri assoluti del numero di, di decessi eh, è, è andato a salire a cifre che, che non sono per niente piacevoli. Chiaro, spostando l'attenzione invece sui uh, vaccini, abbiamo visto che l'80%, comunque l'obiettivo annunciato da Francesco Palofiguri, il commissario per l'emergenza, è stato raggiunto, seppur in lieve ritardo rispetto alla tabella di marcia. Mi chiedo però: qual è la fascia ancora più debole? Perché effettivamente ci sono tantissimi over 50 ancora non vaccinati. Sì, è vero, e tra l'altro con l'attuazione del Green Pass si è conteggiato che anche dei 30, insomma, la fascia dai 30 ai 49 anch'essa non è grandemente eh, coperta dal vaccino, e sono persone che devono lavorare, sono sostanzialmente nell'attività lavorativa, e quindi. Eh, non usufruiscono intanto della possibilità di lavorare o, o comunque con l'inciampo del, del tampone, ma soprattutto con l'aumento potenziale di rischio che ci aspettiamo nel prossimo futuro. Quindi la situazione ovviamente la vedo male nel senso, bene in termini generali e di raffronto con altre nazioni. È un peccato che soprattutto quota parte di popolazione che sappiamo rappresenta persone con un maggior rischio per se stessi di avere effetti dal covid non si decida ma purtroppo chi non si è vaccinato ad oggi è qualcuno che non ha voluto farlo nel senso proprio di un convincimento eh, di, impermeabile sul fatto che nascondiamo gli eventi avversi e che il vaccino è più pericoloso della malattia è questo che si è venuto a perdere o meglio si ne, nega la pericolosità della malattia e si spera e si pensa da questa quota parte di, per questa quota parte di persone che il problema è finito e non si può rischiare la vita eh, assumendo un vaccino che è terrificante e che eh, darà chissà quali terribili effetti, magari nel futuro. Sono Discorsi da bar, che purtroppo però hanno avuto presa e ormai rendono impermeabili queste persone con grande difficoltà. Rimane ancora qualcuno spaventato che io spero in una, eh. si possa convincere, cioè uno spaventato dubbioso da questo gran rumore che si è fatto, soprattutto sugli eventi avversi, che o oh, ci sono, non è che si devono, non sono caramelle i vaccini, però eh, non così pesanti come nel vissuto che è stato fatto circolare. A questo proposito le voglio far sentire le parole del sottosegretario alla Sanuteco Costa nel corso della conferenza stampa di presentazione del Worldwide che è il più grande appuntamento mondiale dedicato all'industria farmaceutica e chimico-farmaceutica. Andiamo a sentirlo. Perché dobbiamo essere consapevoli che se oggi il nostro paese e il mondo intero sta uscendo da questa pandemia è perché la scienza ci ha messo a disposizione i vaccini. Altrimenti oggi non saremo qui all'interno di un percorso di ritorno graduale alla normalità. Un grazie a tutti coloro che in questi mesi hanno contribuito a raggiungere risultati straordinari per quanto riguarda la campagna vaccinale e non posso non complimentarmi con la Regione Lombardia, con l'assessore Moratti, perché sul piano vaccinale Lombardia ha raggiunto risultati straordinari ed è grazie a questi risultati che l'intero Paese può guardare un futuro migliore. E poi grazie più importante, lo vorrei fare ai quei 43 milioni di italiani che si sono vaccinati, Bravo. che hanno compreso l'importanza della vaccinazione come strumento non solo per mettere al riparo, al sicuro la propria vita e quella degli altri, ma anche per permettere al Paese di tornare alla normalità. E il vaccinarsi significa compiere un gesto eh, con un grande senso civico e con un grande senso di comunità. E noi dobbiamo, credo, ognuno di noi con i propri ruoli, dobbiamo utilizzare le settimane che abbiamo davanti per cercare di sensibilizzare e convincere ancora quei cittadini che non si sono vaccinati. Perché io sono profondamente convinto che gran parte di questi cittadini hanno bisogno di messaggi rassicuranti, non sono a scredibili no inovaxi, io ritengo che quelli siano una minoranza nei confronti dei quali evidentemente ogni evidenza scientifica risulta essere inutile, ma noi dobbiamo... Allora su questo credo che la politica debba assumersi la responsabilità di non lasciare spazio a dubbi o a interpretazioni e la politica tutta ogni giorno deve rinnovare quotidianamente piena fiducia nella scienza, piena fiducia nella ricerca, perché se non siamo chiari in questo io credo e temo che il clima di tensione sarà destinato a salire nel nostro Paese. Ecco, riprendiamo proprio queste ultime eh, parole, professor Prejasco. La politica deve rimarcare la fiducia nella scienza, se no. Il clima di tensione è destinato a salire, abbiamo visto dalle proteste anche a Trieste insomma, che il clima di tensione è salito, allora abbiamo ancora più visto nelle proteste insomma, a Roma eh, quello, tutto quello che c'è stato, insomma, la, la capitale. Bisogna ridare fiducia nella scienza, lei ha anche partecipato perché naturalmente è attivo eh, nelle, nelle scorse insomma, giornate proprio nel tentativo di dare una maggiore comunicazione anche sull'argomento, però come mai una tale eh, diffidenza ancora?

Ce la si aspettava e le vaccinazioni da sempre, da Ien nel 1800, hanno trovato una minoranza di persone sfiduciate, sfidu non fiduciose di questo approccio e difficilmente eh, che accettano quel rapporto rischio-beneficio che invece senza tante storie eh, diciamo, accettano per le terapie, perché eh, le terapie fanno ben peggio in termini di probabilità di eventi avversi. In ogni caso, però lì c'è l'urgenza del mal di testa o peggio di altre patologie. Quindi tutto questo ci sta eh, e si inserisce secondo me eh, in questo momento dove ci sono difficoltà oggettive, effetti psicologici di tutto questo disastro eh, che in qualche modo ha ah, determinato eh, nella vita di ognuno di noi e poi si coagulano eh, aspetti diversi di una negatività verso le istituzioni, verso il mondo verso i cattivi verso le big pharma insomma si concentra lì eh, in una sequenza di eh, informazioni eh, o di eh, notizie false o, o, o classicamente come fake news magari diciamo vagamente verosimili ma non vere che eh, messe in fila eh, partendo da questo presupposto non ci dicono tutto da, non ci dicono tutta la verità che rimane veramente qualcosa di, di, di impossibile, poi da controbattere, no? perché diventa un, un discorso fra sordi, come mi è su, successo in, in molte occasioni. E poi si infilano dei cattivi maestri che per. E far emergere le proprie opinioni su concetti della libertà, del, del, dell'indipendenza del singolo, eh, che, che possono essere dal punto di vista teorico anche discussi, però poi istillano nella comunità dei dubbi, perché non c'è altro che instillare dei dubbi che alla fine una quota, peraltro minimale, eh, di persone, perché anche quelli che sono i, eh, i dati numerici di queste. Eh, giuste, voglio dire, manifestazioni se rimangono nell'ambito della, della correttezza, de, della democraticità. È chiaro che, come spesso accade, eh, sono degli agitatori che a prescindere cavalcano quello che è l'insoddisfazione, l'incertezza, e qui ce n'è no? <ride> da, da cavalcare volendo, perché la, la pandemia non ha avuto solo questo peso e questo. Dazio nella salute, anche anche nella sofferenza e nella morte, ma anche nella convivenza civile. Dal 15 ottobre è entrato in vigore l'obbligo appunto di Green Pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati. Abbiamo visto le varie manifestazioni. Andiamo a vedere che cosa ne hanno pensato i romani. Ma a me... Se, se... Secondo me è una bella cosa anche per cioè, salvaguardare eh, le vite nostre e le vite degli altri e dei nostri anziani. Io ce l'ho tutto, l'ho tutto io, ce l'ho. E cosa vuole sapere L'obbligo appunto per, per i lavoratori da no. oggi. È logico che c'è, ci vuole, ci vuole sicuramente perché è per tutti noi ci dobbiamo guardare, se non facciamo le. come si chiama? La, la, la vaccinazione andiamo a finire al cimitero. Ecco, insomma, le dichiarazioni le ha sentito il professor Pregliasco, c'è anche naturalmente, soprattutto i più anziani hanno paura. A questo proposito, le chiedo la terza dose di vaccini. Ecco, anche su questo punto, si sta pensando ad altre categorie? O comunque adesso è necessario semplicemente per i più fragili, gli operatori sanitari e soprattutto gli anziani RSA, A chi per esempio ha avuto già il Covid, quando si pensa? Ecco. Sono delle domande che dobbiamo comunque fare e eh, avere una risposta. Allora, si è visto come il vaccino un po' cala nella sua efficacia, però non è che sia zero dopo sei o sembrerebbe anche a nove mesi, ma continua la sua azione protettiva, soprattutto nell'evitare la forme cliniche più pesanti. Quindi la decisione di una rivaccinazione universale, a mio avviso giustamente in Italia, ma un po' nel resto del mondo, è posticipata a valutare come quell'onda che temiamo eh, possa esserci quest'inverno si evolverà e, e quindi eh, se eh, tutto ciò non avverrà come io spero, cioè dobbiamo attenderci un incremento anche di presenza per esempio dell'influenza che si è fatta sentire già quest'anno rispetto allo scorso anno dove gli interventi più stringenti per il Covid l'hanno appiattita e sicuramente hanno ridotto, perché è una dimostrazione indiretta che hanno ridotto quella che po avrebbe potuto essere la diffusione del, del Covid lasciato a sé, ma dicevo quindi ora è importante per precauzione dare una spinta alla risposta immunitaria dei più fragili io spero che alla fine sia ciò che, Bisognerà fare anche nel futuro perché non possiamo immaginare che questo primo giro di vaccinazioni arrivi a schiacciare, a zerare la diffusione del virus. Ma quanto più ci vacciniamo, innanzitutto come prima vaccinazione tutti, noi riduciamo la platea delle persone suscettibili e quindi schiacciamo la possibilità diffusiva del virus. Però nel mondo circola ci sono nazioni dove non hanno nemmeno l'opportunità, tra l'altro, di vaccinarsi e lo vorrebbero, mentre noi, alcuni di noi, una eh, Piccola minoranza si schifa della cosa, eh, e invece in altre nazioni si vede l'effetto devastante, no? anche solo nell'Unione Sovietica, dove appunto eh, si è arrivati a picchi sempre più alti di morti perché lì la vaccinazione non è stata proposta. È chiaro che ogni nazione ha scelto meccanismi diversi. E quindi il cittadino dice: Ma perché qui in Italia devo usare il Green Pass per andare a lavorare mentre se vado in Svizzera non è così? No? Perché in effetti non c'è un manuale di gestione. Ogni nazione ha cercato. Soluzioni diverse per mitigare la diffusione del virus. E io credo però che l'Italia abbia scelto una soluzione prudenziale, eh, ovviamente più fastidiosa della scelta inglese, che abbiamo detto è stata come dire, più temeraria e, e ne stanno vedendo eh, gli effetti, e che ci permette in progressione di tornare alla normalità. Nelle immagini che avete fatto vedere dopo eh, appunto le interviste, a, alle persone che essendo la come dire, probabilisticamente la maggioranza di tutti noi hanno detto cose positive e a mio avviso giuste rispetto alla vaccinazione. Si vede un aroma che è un aroma che sostanzialmente è normale nella sua vita. E questo lo dobbiamo alla vaccinazione, che non è un una protezione al 100% perché purtroppo delle persone possono mancare, Colin Powell, il famoso sottosegretario, è morto l'altro giorno per complicanze di Covid, ma aveva 84 anni e aveva un tumore pesantissimo che sappiamo essere come dire, un elemento che riduce la risposta immunitaria e la capacità protettiva verso questo virus. Sì, sono i soggetti oltretutto a cui chi ha patologie croniche o oncologiche, a cui sono rivolte proprio anche le terze dosi di vaccino, ha citato, e questo è importante, eh, professore, l'influenza. Perché? Adesso le domande che si stanno ponendo un po' i nostri telespettatori sono queste, Stan, è la stagione autunnale, l'influenza sta ritornando, gli esperti hanno annunciato 6 milioni di casi, e attesa per 6 milioni di casi, già ne sono stati individuati due, tra cui oltretutto anche un caso di polmonite, se non, se non erro, sì, che ha portato appunto sì. l'influenza, non mi ricordo se fosse un bambino oltretutto o una adulto. Due bambini a Varese bambini. e a Torino con Questo. forme importanti a livello eh. di ospedalizzazione, quindi anche nei giovani, in effetti la stima di 4-6 milioni è proprio mia perché mi occupo di influenza da una vita ormai <ride> è un segmento che aveva una rilevanza magari minore ma è una patologia da non sottovalutare non uccide con la stessa intensità del covid ma anche lei non scherza ha solo la differenza col covid che non determina se non rarissimamente quelle polmoniti virali primarie che sono l'elemento più a rischio vita del covid però Comporta facilitazioni in, in polmoniti batteriche secondarie, insomma, in fregature e a peggi, peggioramenti nelle condizioni cliniche come il COVID, di condizioni cardiache o respiratorie. E quindi, davvero, quest'anno, come sempre, eh, è importante la vaccinazione antinfluenzale. Oltretutto, la variante Delta. Fa assomigliare molto queste forme cliniche. Ecco, professore, odiche. proprio su questo punto io le voglio chiedere, siccome eh, giustamente poi ci sono anche i virus parainfluenzali, perché poi non, non c'è solo l'influenza, ci sono anche i virus parainfluenzali, eh, le chiedo proprio questo: eh, siccome c'è la variante Delta che ha dei sintomi molto simili, ecco, una persona che magari si trova un pochino inf influenzata con dei sintomi che poi ci sono anche il raffreddore, naturalmente, ecco, come può arrivare però a distinguerli alla fine? Un tampone cioè. va comunque fatto antigenico? A un certo punto purtroppo il tampone è l'elemento di rimente, proprio per quello che diceva, ricordiamo che Appunto, l'influenza è solo uno dei 262 virus, tra cui ci sono degli altri coronavirus non così carogne come il SARS-CoV-2, che fanno eh, ogni anno, diciamo così, un, determinano una serie di sintomatologie variegate. Diciamo che se c'è un unico sintomo, cioè il naso chiuso, è probabile che si tratti appunto di un rinovirus che causa il raffreddore o comunque forme non pesanti. Si tratta anche di capire, da quello che noi diciamo, eh, un triage, cioè una valutazione della situazione, cioè se c'è stata un'esposizione a un caso, se si è in un contesto a rischio, eh, però purtroppo eh, il tampone diventa necessario. Quindi la vaccinazione non risolve totalmente il problema perché abbiamo detto che purtroppo eh, ci sono tanti altri virus, ma davvero importante eseguirla per tutti. Diventa una raccomandazione ovviamente stringente per le persone più fragili le persone più a rischio. Assolutamente. Inoltre anche il vaccinato lei me lo confermerà. Con un vaccino antinfluenzale può comunque purtroppo prendersi un virus parainfluenzale. Esatto, cioè il vaccino non copre totalmente, nemmeno bisogna dirlo, i virus influenzali, però risolve davvero le problematiche cliniche e eh, protegge dal virus influenzale. Però i 262 virus che sono a corollario. Della, di tutta la stagione influenzale che è un gran marasma di tanti virus dove fino ad ora il protagonista principale era l'influenza, il covid ha fregato diciamo così lo, lo scettro del, del peggio, del, del più rilevante anche in termini clinici e, e purtroppo di effetti e, e quindi spesso anche nel passato delle persone che si vaccinavano contro l'influenza poi si lamentavano di aver subito delle, delle, delle influenze. In realtà nella stragandissima parte dei casi si tratta appunto di forme dovute ai tanti virus che fanno appunto da uh, comparsi, comparse nella stagione influenzale invernale. La discriminante, però, da virologo me la conferma molte volte nel distinguere, appunto, come ha detto lei, il triage, le due patologie e soprattutto i due virus, è la perita di gusto olfatto, che qualche volta sì. c'è anche nell'influenza, però è di meno, no? No, no, è abbastanza caratteristica. Purtroppo la variante delta sta perdendo come dire come frequenza questa peculiarità che diventa l'elemento direi eh, sintomatico più, eh, più chiaro e più caratteristico e che dimostra come questo covid diciamo ha un effetto pesante di mortalità nel momento in cui aggredisce e il nostro organismo non gestisce bene l'infezione a livello polmonare però Arriva, e ce ne stiamo ben accorgendo dalle forme di long COVID, cioè di COVID che perdura nel tempo, all'incirca un terzo eh, di tutti i guariti, ancorché da una forma non pesante, perché ci sono azioni a livello neurologico, a livello cardiaco, insomma è sempre meglio se si può evitare la malattia, e quindi rimane e rimarrà anche nel futuro l'importanza della vaccinazione, certo. anche a fronte di nuove terapie davvero antivirali, perché per ora stiamo gestendo al meglio terapie sintomatiche per arrivare non a curare, ma assistere al meglio i pazienti e avere un miglioramento di prognosi. Nuovi anticorpi monoclonali, nuovi immunostimolanti, nuovi farmaci che stanno emergendo a dare un'ulteriore botta, diciamo così, agli effetti tristi di questa patologia. Eh, Professore, ultimissima eh, domanda. Ehm, da poco l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha svelato un nuovo team di scienziati, 26 esperti, che stanno indagando sull'origine del virus. E si chiede naturalmente alla Cina nuovi documenti eh, a riguardo perché la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità non esclude la fuga dal laboratorio. La comunità scientifica è divisa. Da poco ho fatto diverse interviste anche a riguardo. C'è chi da una parte ritiene possibile proprio per la sequenza, insomma, anche eh, del virus, la fuga dal laboratorio, altri hm, ritengono meno, lei che ne pensa? Dove si schiera? Allora, i dati raccolti nei sistemi informatici che ci permettono di costruire alberi genealogici, proprio come quelli delle famiglie delle persone andando agli avi, ai <ride> nonni bisnonni e quant'altro, noi riusciamo a farlo eh, con eh, le sequenze genomiche del virus, vedono una continuità diciamo tra virus animali e la possibilità che tutto questo sia avvenuto naturalmente. Poi io credo che vabbè, ci sono implicazioni geopolitiche importanti, c'è un'esigenza di comprensione, ma ritengo che a meno che non ci sia una confessione circostanziata con delle prove <ride> che, eh, diciamo, inconfutabili eh, eh, di un qualcosa che può essere successo in laboratorio, non si arriverà mai a, a stabilire questa cosa. La possibilità rientra nella fattibilità, però, in un discorso molto generale generico perché non c'è dimostrazione di avere come dire, effettivamente la possibilità di una modifica così importante del virus anche se degli studi preliminari nel passato si erano stati fatti e magari in un sottoscala da qualche parte nel mondo eh, qualcuno è andato avanti nonostante anche una moratoria eh, rispetto all'evoluzione di studi diciamo, di manipolazione genetica importante dei virus o comunque di una perdita, diciamo, di un, di un incidente che, diciamo, tecnicamente può succedere, perché no? un malfunzionamento di un sistema di filtraggio o di una procedura mal, mal eseguita, anche nel passato c'erano stati esempi con l'influenza aviaria ed altro a contratta da laboratoristi eh, in incidenti di laboratorio. Però davvero, l'origine naturale mi sembra quella assolutamente più plausibile, forse non l'hanno detto abbastanza velocemente, però anche qui è una patologia che si è confusa nel momento in cui anche loro avevano l'influenza, perché lo stesso tipo di diffusione del virus influenzale ce l'avevano loro, diciamo nel 2019, e quindi hanno probabilmente fatto fatica a nucleare questa casistica molto simile. Poi magari sono stati un po' ritardatari nel dirlo, ma questo rientra fra discorsi, direi, che sono più da bar eh, che eh, da scienza. Assolutamente, crede quindi più all'origine naturale. Attenderemo, naturalmente ci saranno delle risposte, arriveranno dalla Cina, non si sa, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità sicuramente le risposte le dovrà dare. Io la ringrazio professore per essere stata ancora una volta qui con noi, è sempre un piacere ospitarla nella trasmissione. Buona serata a tutti, arrivederci. Grazie mille. Professor Fabrizio Preiasco, virologo dell'UNIMI. Ancora una volta cerchiamo di fare un punto sulla situazione Covid, sulla situazione vaccini e perché no anche su quelle che sono le notizie di principali attualità, come l'origine eh, del Covid-19, a cui sicuramente dovremo avere prima o poi una risposta. Magari arriverà tra vent'anni, ma comunque. Riusciremo insomma ad averla anche noi. Io ringrazio Matteo Tomasetti alla regia per averci insomma, seguito, averci perché naturalmente, insieme al mio amico Willy che continuiamo a condurre. Willy è sempre impeccabile. Ha tolto la mascherina giustamente perché. Insomma, anche lui è vaccinato, quindi può stare così, anche se ancora la distanza non è ben rispettata, poi dovremo metterlo naturalmente meglio. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, potete recuperare questa puntata dal canale YouTube. Alla prossima puntata di una mela al giorno, ma rimanete connessi sul 264 del Digitale Terrestre. Buon proseguimento da Roberta Sias.